Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Stardew Valley. Il mio nome è come sempre qui Tono 8 e quest'oggi siamo tutti qui riuniti perché oggi è l'annuale caccia alle uova. Se vi ricordate, tanto tempo fa era stato il nostro primo evento che succede a nella Stardew Valley ed è per l'appunto la caccia alle uova, praticamente la loro versione della Pasqua. È una cosa carina, mi sono divertito l'ultima volta a cercare le uova, a cercare di vincere. Non mi ricordo se abbiamo vinto o meno, mi sembra che non abbiamo vinto ma tipo di poco. Quindi sarà interessante provare a vincere quest'oggi. Io ho della roba da vendere. E nel mentre che parliamo, vi dico un po' quello che è successo. Allora, mi ho dimenticato che i kale erano cresciuti e allora li ho venduti tagliandoli con la scythe. Ho piantato dei cavolfiori al loro posto perché li ho piantati il giorno 12, quindi per il giorno 24 dovrebbero essere cresciuti, e questo ci dà altri 4 giorni per far crescere dei parsnips nel caso. Quindi ho pensato fosse la cosa più intelligente da fare. Poi sono cresciuti i beans, ne ho già venduti un bel po'. Qui dentro ci sono delle patate che stanno facendo, è cresciuto il garlic, insomma un bel po' di roba. E ho segnato la nostra barn in modo che venga costruito che venga costruita per l'appunto la deluxe, non la deluxe, la big barn, che ci permette di avere i goats e ci permette di avere, grazie alle caprette, le cose che ci servono per questa cosa qua. Mi stavo impappinando, però ci serve il wool che si prende dalle pecore o il goat milk, e serve quello large di goat milk, mentre il wool è normale. Poi invece per l'artisan bundle ci serve il cloth, ci serve il goat cheese che possiamo fare, quindi roba del genere. Spero anche di unlockare delle pecore in fretta, perché praticamente quello che è successo è che io ho avuto N skills, sono arrivato a livello 10 di farming e ho scelto il shepherd, che era quello del coop che praticamente faceva crescere gli animali in minor tempo. E poi c'è quello invece del pastore che fa sì che gli animali della barn ci amino più in fretta e che le pecore producano più wool. Mi sembrava l'unico dei due onestamente ad essere abbastanza utile. Quindi io mungerò le nostre vacche, bravissime. Oggi poi è una bella giornata, quindi possiamo anche farle uscire, credo. Intanto prendiamo questo, diamole da mangiare. È un po' rientrata la crisi del hay, anche se ce ne manca un pochettino. Però qua sta crescendo l'erba, ho già fatto il primo taglio e ho lasciato delle zone. È iniziato l'Egg Festival, signori. Quindi noi apriamo qua e lasciamo che le mucche escano. Poi mettiamo queste a farsi. E ci dirigiamo mestamente verso l'Egg Festival. Dopo che abbiamo fatto tutto. Sì, l'unica cosa che dobbiamo fare probabilmente è dare da bere qua a... Merda! È dare da bere qua i fiorellini. Ok. Non lo posso ripiantare, no. E vabbè, ci porteremo dietro questo tulipano. Anzi no, lo venderemo perché siamo dei money grabbers. Quindi, poi che c'è l'Egg Festival, non devi andare a lavorare, cretina. Vabbè. Quindi, ci dirigiamo all'Egg Festival. Eccoci qua c'è lo shop Strawberry Seeds. Non sai che io te ne prendo tipo un 24? Magari per la prossima spring. È un plush bunny. Lo voglio. Dammi il plush bunny, grazie. Dopodiché vediamo un po'. Ah, domani è il compleanno di Hayley. Come vedete io sto lavorando un po' su farmi piacere Hayley. Ho già dato 2 regali e credo di poterle dare un terzo regalo durante... Cosa ci fai qua sempre a parlare? A lei si aspetta il flower dance. Io non posso darti un regalo, no. Lui cerca di mangiare 3 uova al giorno. Bravo, basta che le compri da me. Facevano il lancio dell'uovo marcio, però il Mayor Lewis ha deciso che non si faccia più.
Allergie, perfetto. Il fruit punch è molto buono. Va bene, va bene, va bene. Dov'è il Mayor Lewis? Mayor Lewis, where are you? Ducas 6. C'è il vecchietto qua. Ciao vecchietto. Perché sono tutti così felici? Uova, quale uova? È incazzato nero. Allora, lì c'è Willy. Dove cazzo è il Mayor Lewis? Oh, oh Mayor, dove sei finito? È scappato, ragazzi. Va bene, lui si deve togliere il berretto da doctor. Sono io che non lo vedo? Ah no, è lì, sì, sono io che non lo vedo perché sono un cretino. Non vi preoccupate. Andiamo a cercare le uova, ragazzi. Allora, prepariamoci, che noi vogliamo vincere, vogliamo battere tutti i bambini. Pronti? Vediamo se ne vediamo in giro. Allora, egg hunt annuale. Io non vedo uova qui vicino. Sì, energie per trovare il coso. Perché sì, io sono uno degli unici adulti che partecipa a questa cosa comunque. Pronti? E smetti di saltare? Via! Andiamo, 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 andiamo. Dove cazzo sono? Uova, 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 uova. One. Two. Poi, altre uova. Qua c'è un basket pieno di uova, ma non credo contino. Tre, 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 tre. Poi, due di qua, quattro. Questo era bello in mostra anche. Dove sono le altre uova? Datemi tutte le vostre uova. Cinque. Cinque, 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 cinque. Sì, ho capito. Cioè, c'era un tizio morto, ma io volevo l'uovo. Sai che... bello nascondere le uova nel cimitero, comunque. Mi sa che l'ho già detto, ma... 7. Madonna mia, devo fare tutto il giro per quello. 8. Vecchiazzo. No! Era lì! Vaffanculo, c'è spuglio di merda con la casa che non si vede un cazzo. Dannazione. Ne abbiamo entrate 8. Credo sia una in più dell'anno scorso. Lui vuole che prendiamo anche la spazzatura. Dai, chi è che vince l'egg hunt? Non l'ho vinta io. Abigail. Vaffanculo, Abigail, ti odio. Devo vincerla io l'egg hunt. Cosa ha vinto? Cosa ha dato? Bene. Fine dell'egg festival. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto. Non abbiamo vinto. Vaffanculo, io volevo vincere. E ho queste cose di strawberry che ci vogliono 8 giorni. 18, allora 13. Posso piantare addirittura il giorno 20. Quindi sa che domani ci metteremo a lavoro. Per adesso prendiamo tutte queste cose. Andiamo qua alla barn e chiudiamo la porta perché vogliono dormire tranquille. Shuttle port, che entra negli spifferi. Questo è come parlano le mie mucche. Don't judge. In effetti facciamo così, ci mettiamo un attimino di meno. Perfetto. Abbiamo venduto tutto, ragazzi. Quindi io metto queste qui un attimo, però le facciamo crescere. Ok, abbiamo ancora i nostri 3 ancient seeds che però dobbiamo piantare. E mi avete detto di piantarli durante la greenhouse, nella greenhouse, così ci fanno un sacco di cash, eccetera, eccetera, e crescono per sempre, non si distruggono, che non è un'idea malvagia, ma vuol dire far passare tutto un anno nella greenhouse. Quindi, I don't know. Abbiamo fatto 4000 gold durante questa giornata. Tutto perfetto, fantastico. E direi che facciamo una giornata velocissima assieme, giusto perché è il compleanno di Abigail. E io sono triste perché non ho vinto la egg hunt. E userò questo enorme... Sembra la casa di una bambina di 5 anni comunque, eh? Toh. Sembra la casa di una bambina di 5 anni, casa mia. Un orso enorme, i peluche, cose. Vabbè, l'importante è che ci siano i peluche. No, non lo so. Non so cosa sia l'importante, però l'importante è che dove c'è Barilla c'è casa. Quindi, la Deluxe Barn in teoria è in costruzione. Non so quanto ci metto. Non è Deluxe, è la Big Barn. È in costruzione. Non so quanto ci metto, onestamente. Qua c'è il simbolino della cosa, ma non vedo nessuno che viene a lavorare. Quindi, boh. Non lo so. Non ho idea.
Sì, iniziamo ad aprire qua, anzi, chiudiamo prima, facciamo una cosa intelligente. Chiudiamo, andiamo a mungerle e poi apriamo in modo che escano a fare i cazzi loro. Bravo. Ah, è dentro a lavorare. Ecco perché non la vedevo, dicevo, magari non sta costruendo, invece no, è dentro. Ok, brava tesoro, Sasha Grey mi ama tantissimo, perché sono molto bravo a mungerla. Suona malissimo, detto così, però mi ama. Lei ci sta costruendo la Big Barn, perfetto, buttiamo dentro questi. Oh, 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 oh. Ok, e qua invece uovone, uovone. L'uovo di dinosauro non è ancora cresciuto, eh. L'uovo di dinosauro non è ancora cresciuto, ragazzuoli. Il che mi preoccupa non poco. Però vabbè. Mettiamo tutte le uova qua a farsi. Qua c'hanno ancora il cibo, quindi tutto a posto. Andiamo a aprire la barn per le nostre muccone. E andiamo a vedere se possiamo dare una coconut a Hayley, perché le piacciono le noci. Le piacciono i cocco, non i cocomeri, che cazzo dico? Il cocco, le piacciono i cocchi. E io, modestamente, sono il suo cocco preferito. Ed eccoci qua da Hayley, ragazzi, è il suo compleanno, quindi ciao qua! Oh, new achievement, a new friend. Ok, quindi... Oddio! Si è riempita tantissimo, era solo 3 cuori prima, adesso siamo a 6. Dai, eh. Dai, che ce la famo. Attenzione, infatti. Che cazzo succede? Non riesco a aprire, madonna mia, che faccia brutta. Non riesco a aprire il barattolo. Hayley, te do una mano io. Guarda quanto sono virile. Sì. Sì, sono abbastanza forte. Apriamo il barattolo. Dai, cazzo. Oplete. L'abbiamo fatta. Perché c'ho la cosa? Prego, Hayley. Quando vuoi, tesoro. Vediamo se c'è un'altra. No, eh? Ok. Però Hayley ha già 6 cuori. Quindi siamo messi bene, ragazzuoli. Siamo messi veramente, veramente bene. E ora tornerò a casa. Mi creerò un altro spazietto per piantare le nostre strawberries, perché dobbiamo piantarle il più in fretta possibile. E poi direi che concludiamo la giornata assieme e ci saluteremo. Quindi mi metto al lavoro. Ok, ragazzi, allora innanzitutto abbiamo delle pickled potatoes qua pronte. Poi abbiamo il nostro formaggio pronto. E poi abbiamo le nostre maionesi. Perfetto. Qui abbiamo piantato le nostre 3 patch di fragole, che useremo per fare della marmellata. Quindi tanta roba. E direi che, a parte che dobbiamo andare a vendere questa roba qua immediatamente, tipo op, 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 op. E op. Perfetto. E direi che noi possiamo concludere qua la giornata. La nostra barn è in costruzione, mi sembra. Qua la televisione cosa c'era? C'era la Queen of Sauce, attenzione. Hash browns, lo sappiamo già cucinare. Grazie, molto gentile. La nostra barn è ancora in costruzione. Non è ancora finita, purtroppo, però quando sarà finita sarà bellissima. Ciao Robin. E noi ci vediamo nella prossima puntata di Stardew Valley, dove si spera che... Wait, qua c'è la roba. Fermi tutti. Faccio una cosa e torno. Ecco cosa dobbiamo fare, ragazzi. Va lì. Bam. E bam. Dovremmo avere tutto il necessario poi per costruirci anche i keg. Quindi sono molto contento. Quindi ragazzi, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito, vi ricordo come sempre che il mio nome è Quit108, noi ci vediamo nella prossima puntata di Stardew Valley e oggi andiamo a letto presto perché siamo stanchi. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo